Il sindaco Ernesto Tedesco e la città di Civitavecchia ospitano per la prima volta al Teatro Traiano il premio Eugenio Scalfari al miglior giornalista dell'anno. Un'occasione importante per la nostra città, una bella vetrina, credo che da un punto di vista culturale sia un evento che dobbiamo ricordare, consolidare e soprattutto portare avanti perché al di là della valenza nazionale dal punto di vista culturale poi va a celebrare la nostra città e credo che questa sia un'occasione veramente importante. È una grande gioia, ma prima di essere una grande gioia è davvero una enorme responsabilità. È stata una cerimonia, una premiazione densa di emozioni, di ricordi, ma che ha anche consegnato, oltre che alla memoria, davvero un monito e un compito per il futuro, che è quello di essere sempre rigorosi e severi con noi stessi e con la realtà. Una serata ricca di cultura, tra spettacolo, interpretazioni teatrali e poesie, magistralmente diretta dallo scrittore Gino Saladini, che ha visto premiare anche Luciana Castellina per la menzione speciale e Antonella Nedda per la poesia, da una giuria di persone molto illustri come Dacia Maraini, Corrado Augias e Maria Grazia Calandrone, capitanati dal giornalista Ezio Mauro. Intanto sono contento che Civitavecchia abbia istituito questo premio, era un gesto doveroso. Ma è stato molto bello pensarci che fosse un gesto doveroso. Poi sono contento dei voti, del voto che la giuria ha espresso, perché sono, a cominciare dalla menzione speciale al premio di poesia e al premio giornalistico, sono tutti premi incontestabili, inoppugnabili, meritatissimi. Terzo, sono contento, basta alzare lo sguardo, dalla grande partecipazione dei cittadini di Civitavecchia a questo evento. Quindi benvenuto al premio Scalfari a Civitavecchia. Credo che sia bene fare ricordare, perché questa società del mercato tende a scoraggiare la memoria. Invece secondo me oggi la memoria è un atto di resistenza. Quindi benvenga la memoria di un grande uomo, di un grande intellettuale, di un grande giornalista.